10 agosto, nonostante le vacanze estive, i nostri docenti, nonché Alessio e Giuricin, sono andati all'archivio di Pisino per vedere che cosa ci fosse di interessante per il nostro progetto. Il 27 settembre, dalla stazione ferroviaria di Rovigno, siamo arrivati camminando fino alla chiesetta di San Tommaso, ma dei binari fino al primo ponte non c'era neanche l'ombra. Abbiamo cercato di seguirli dopo il primo ponte, ma tra i campi ora si vedevano, ora non ce n'era neanche traccia. Il 4 ottobre siamo partiti da San Tommaso e lungo le traversine siamo arrivati al secondo ponte nei pressi di San Proto. Respiravamo a pieni polmoni, tra gli arbusti del corbezzolo, i lecci, le querce, sentivamo il forte odore di catrame. La fatica si faceva sentire, anche sotto i raggi del sole ancora abbastanza forte, nonostante la stagione. Scesi dal ponte, essendo la giornata internazionale del docente, la preside ci ha fatto pervenire, pizza per tutti. Sabato 20 ottobre abbiamo deciso di dividerci in due gruppi. Uno è partito dal ponte di Sossici e l'altro da Villa di Rovigno. Ci dovevamo incontrare a Maclavon, ma dato che il secondo gruppo ritardava, ci siamo rifugiati a casa di Alessio, a Putini. Sapessi quanto abbiamo camminato una volta lasciando il casello di Villa. Lì la ferrovia fa un percorso ad esse e praticamente ci giri attorno. Ci sono dei punti in cui i binari passano sotto un enorme tunnel di alberi e l'odore è quello del muschio bagnato. Il 9 novembre volevamo fare il rimanente tratto, però la Y dopo Creti ha stravolto il paesaggio. Dopo il nuovo edificio della fabbrica tabacchi abbiamo ritrovato il resto dei binari. Il 26 ottobre e il 5 dicembre abbiamo incontrato dei nostri concittadini che avevano delle testimonianze interessanti riguardanti la nostra ferrovia. E proprio grazie ai racconti di Delia 48 abbiamo deciso di andare a vedere il piccolo museo dei Vigili del Fuoco, dove il comandante e il signor Medellin ci hanno illustrato il lavoro dei vigili di ieri e di oggi. Il 10 dicembre siamo andati alla stazione di Canfanaro, dove abbiamo visto l'ufficio del capostazione, gli scambi e il binario, ovvero ciò che resta della ferrovia Rovigno-Canfanaro. Siamo ritornati il 25 gennaio a Pisino, nel piccolo museo della ferrovia, fatto dal signor Jovo Acimovic, dove abbiamo visto un sacco di oggetti relativi ai treni. Il 7 febbraio abbiamo iniziato a lavorare sull'ideazione e realizzazione del plastico della ferrovia. Dal 12 dicembre abbiamo iniziato a lavorare alla stesura dell'opuscolo e alla sua traduzione in lingua croata. Prima del progetto poco sapevamo della ferrovia istriana e del tronco Rovigno-Canfanaro, però quando abbiamo iniziato a cercarla e a camminarvici sopra ci è entrata nel sangue e l'abbiamo amata perché ci ha fatto capire l'importanza della nostra città e della regione istriana nel corso dei secoli. Ad aprile abbiamo incontrato il sindaco di Rovigno, che ci ha detto che la città ha intenzione di ridare vita alla ferrovia Rovigno-Canfanaro. Sarà una delle tante piste ciclabili, ma noi avevamo molte altre idee. Se vi interessano, prendete pure il nostro opuscolo e forse ci darete ragione. Evviva il treno che collegava l'Istria al mondo!